Ci sono dei momenti nella vita di ognuno di noi che non si vorrebbero mai più ripercorrere, perché sono estremamente tristi, fanno male, sono carichi di dolore e ci riportano a galla e alla mente sensazioni orribili. Questo video non è stato realizzato con questo sadico intento o di creare tutto ciò per acchiappare click con una storia strappalacrime. Semplicemente cerco di proporvi un modestissimo omaggio in memoria di uno sfortunatissimo giovane ragazzo barese, classe 73. Giuseppe Campione, un calciatore scomparso prematuramente all'età di 21 anni. Oggi Beppe ne avrebbe 51 se non avesse perso la vita in un tragico incidente automobilistico nel quale venne coinvolto. Tramite questo riflesso filmato, cercherò nella maniera più dignitosa possibile di farvi conoscere la sua storia, che visto l'esito conclusivo non avrei mai voluto raccontare, ma nonostante questo merita assolutamente d'essere ricordata. Giuseppe Campione da Carbonara, in provincia di Bari, nasce il 31 agosto 1973. Era un predestinato perché aveva tutto per diventare quello che il suo cognome sembrava presagire. Attaccante di movimento prolifico e dotato di una tecnica sopraffina, era arrivato in Emilia-Romagna giovanissimo, a 12 anni, ed il suo esordio in Serie A era avvenuto a soli 15 anni, 9 mesi e 25 giorni, con la maglia del Bologna, stabilendo tra l'altro subito un primato. Quello di essere il più giovane calciatore a calcare un campo di massima serie, un record che ha retto fino al giorno in cui Pietro Pellegri del Genoa prima e Francesco Camarda del Milan poi hanno eguagliato e superato. Il debutto arriva in una calda domenica estiva. Era il 25 giugno 1989, un giorno triste per Bologna dopo i fatti di Firenze che avevano messo a repentaglio la vita del tifoso felsineo Ivan Dall'Oglio. Mentre il Milan passeggiava al Dall'Ara e stava vincendo per 4-1, il Golden Boy campione con il numero 16 sulle spalle era subentrato al posto del totem Eraldo Pecci. A volerlo in campo il neoprofeta del calcio totale, Gigi Maifredi. Un esordio forse troppo precoce, ma che comunque apre le porte del mondo dei grandi a Beppe, che piano piano comincia a farsi conoscere. Un altro sliding door per il ragazzino pugliese giunge a 17 anni quando nell'annata 1990-91 un altro allenatore, Gigi Radice, uno che 2 anni prima aveva lanciato in Serie A lo sfortunato 18enne Alvise Zago nel Toro, che tra l'altro poi diventerà compagno di squadra di Campione nel Bologna, decide che è ora di affidarsi al talento di Beppe da Carbonara e lo schiera da titolare in Coppa UEFA nel return match dei sedicesimi contro i britannici dell'Hearts of Middletown in coppia con De Tari, ed è la svolta per i felsinei che ribaltano il 3-1 dell'andata con un 3-0 che significa passaggio al turno successivo. Campione, permettetemi il gioco di parole, gioca da campione ed assieme al Magiaro sfoggia una partita perfetta e l'unico neo è che non va in rete, ma non importa a nessuno. Il calcio italiano ed europeo si accorge di questo ragazzino assolutamente a suo agio in mezzo al rettangolo verde, che tra l'altro si ripete anche negli ottavi contro gli austriaci dell'Admira Wacker, sostenendo il peso dell'attacco felsineo nella fase finale dei tempi regolamentari, dove i rossoblù trovano il 3-0 che vale i supplementari, e successivamente nell'extra time, che poi vedrà vincitori i ragazzi di Gigi Radice nel corso della lotteria dei calci di rigore. Campione purtroppo vive in un'epoca in cui il calcio, ma soprattutto le società, non sono ancora pronte per puntare a pieno sui giovani talenti della cantera. E nonostante nei pochi sprazzi di gioco che gli vengono concessi Beppe riesca sempre a mettersi in mostra, come ad esempio contro la Lazio, dove appena entrato regala l'assist per il gol di Türkmaz, il Golden Boy comunque non trova spazio, anche a causa della sfortuna che continua a massacrarlo con degli infortuni fastidiosi, e quindi il Bologna decide di girarlo in prestito alla Lodigiani nell'inverno della stagione 92-93 in Serie C1, in modo da fargli vivere un'esperienza continuativa.
In quella che all'epoca era la terza squadra della capitale, il 19enne, oltre alla forma, finalmente trova anche la via della rete e il suo rendimento ne beneficia parecchio. Si regala anche la sua prima doppietta tra i pro nella sfida contro il Perugia e con 6 reti totali contribuisce in maniera concreta a far tagliare alla Lodigiani una tranquilla salvezza, certificata con un super gol al Cibali di Catania, forse il più bello della sua carriera. Il Bologna nel frattempo è clamorosamente retrocesso in Serie C1. Il campione rientra alla base ed è uno degli elementi sui quali la società punta per il rilancio. L'inizio della stagione targata 93-94 per Beppe è molto buona, in quanto va a bersaglio 3 volte nelle prime 8 giornate e tutte le sue marcature valgono la vittoria rossoblù. Ma ecco che puntualmente nel suo momento migliore un'altra serie di acciacchi ne limitano il rendimento. La stagione per i felsinei va incalando e nonostante ci siano degli avvicendamenti importanti in panchina con Zaccheroni che viene sostituito da Eddie Reia, l'annata per il Bologna è mediocre, in quanto viene sorpassato in classifica dal miracoloso Chievo, che vince il campionato, saluta gli emiliani, che tra l'altro rimangono in terza serie dopo aver perso la semifinale contro i cugini della SPAL. Proprio i ferraresi mettono gli occhi su Campione e lo acquistano convinti di fare un ottimo investimento per il futuro. Beppe sente una particolare nuova fiducia attorno a sé, gioca le prime gare in maglie estense con parecchio entusiasmo e sembra aver ritrovato lo smalto perduto. Ma la notte del 14 settembre 1994 per Giuseppe Campione purtroppo si spegne per sempre la luce. Una curva maledetta, l'auto, una BMW che sbanda sulla destra, il muso della potente berlina che si impenna, lo schianto contro uno dei tanti platani che costeggiano la strada che collega Voghiera a Cona. Se n'è andato così Giuseppe Campione, 21 anni, attaccante della SPAL, un futuro dalle grandi speranze. Intanto Antonio Soda, 30 anni, il bomber ritrovato che si trovava al volante della vettura, è ricoverato in gravissime condizioni, anche se sembra escluso il pericolo di vita, nel reparto di rianimazione dell'arcispedale Sant'Anna. Ferito in maniera fortunatamente lieve il fratello di Soda, il 19enne Gianfranco. La tragedia si è consumata ieri sera, poco dopo le 22, come avrete potuto seguire anche attraverso l'edizione speciale del nostro TV giornale, andato in onda appunto ieri sera. Il terzetto stava rientrando a Ferrara dopo essere stato a cena in un ristorante di Porto Maggiore. Inspiegabili le cause dell'incidente. La BMW è uscita da una curva destrorsa che immette nel breve rettifilo che porta al passaggio a livello, prima dell'incrocio con la via Comacchio, in prossimità dell'abitato di Cona, ed è sbandata sulla destra. La ruota posteriore, quella destra, è finita sull'erba del ciglio stradale, rendendo l'auto ingovernabile sino al tremendo impatto mortale. Questa mattina un mazzo di fiori, lasciato forse da qualche ignoto tifoso, indicava tristemente l'albero contro il quale si è drammaticamente conclusa la vita del giovanissimo campione. Per tutta la mattina il luogo è stato meta di supporto dei cittadini e tutti a chiedersi con sgomento come aveva potuto verificarsi. Una tragedia destinata a lasciare un segno profondo in una città che si è immediatamente stretta attorno alla società biancoazzurra e dai familiari di Campione e di Soda, giunti a Ferrara i primi da Modugno vicino a Bari e da Catanzaro i secondi. Davanti all'ingresso del reparto di rianimazione dell'arcispedale Sant'Anna hanno stazionato commossi per tutta la giornata giocatori, dirigenti e tifosi, tutti in attesa di conoscere le condizioni di Soda che nella mattinata è stato sottoposto ad un attack. A questo proposito un comunicato delle 17 dei sanitari che lo hanno in cura afferma testualmente che le condizioni generali del paziente sono stazionarie. Persiste lo stato di insufficienza respiratoria che richiede la continuazione della ventilazione meccanica e della sedazione. Stabile la funzione cardiocircolatoria. Le indagini esperite, prosegue sempre il comunicato della direzione ospedaliera della Sant'Anna, confermano i dati in precedenza acquisiti. Notevole compromissione della struttura polmonare, specie a destra, per le contusioni subite dal parenchima a causa delle fratture costali multiple, reperto di normalità cerebrale alla TAC.
Per quanto riguarda i funerali di Giuseppe Campione, questi si svolgeranno sabato mattina alle 9.30 in Duomo. Di questo ragazzo possiamo ricordare il suo esordio giovanissimo, appena 17enne, in Serie A e in Coppa UEFA nelle file del Bologna, dove aveva percorso tutta la trafila dalle giovanili. Poi tanti infortuni che l'avevano più di una volta penalizzato la carriera, sino al campionato nell'Odigiani-Roma, poi lo scorso anno a Bologna e infine l'approdo a Ferrara, che avrebbe potuto rappresentare per lui uno splendido ed efficace trampolino di lancio. Una notizia agghiacciante che non vorresti mai sentire e che getta nello sconforto più completo tutta l'Emilia-Romagna calcistica, ma non solo. Il mondo del pallone si stringe attorno alla famiglia Campione, che perde il suo Giuseppe in una maniera inspiegabile, in un modo assurdo e inconcepibile, a soli 21 anni. Buon pomeriggio, ci siamo puntuali come ogni lunedì da Napoli. Oggi abbiamo in sommario SPAL, dolore e primato, a valanga sullo Spezia e Ferraresi nella prima partita dopo l'incidente che la settimana scorsa ha spezzato la giovane vita di Campione. I funerali di Campione vengono celebrati sabato 17 settembre ed il 18 la SPAL al Mazza deve affrontare lo Spezia. Uno striscione lungo quanto tutta l'area di rigore accoglie l'ingresso in campo delle due squadre e recita: il tuo nome in questa curva, il tuo ricordo nei nostri cuori. Ciao Campione. È l'unico drappo presente in tutto l'impianto, la città è in lutto e si uniscono al dolore anche i giocatori liguri che omaggiano il loro collega con una corona di fiori che viene depositata sotto la curva spallina, che da quella domenica viene ribattezzata curva Giovanni Campione. Un lungo applauso accompagna e fa da sottofondo a questi tristi istanti. Per la cronaca la sfida termina 5-1. Dopo la rete iniziale del bianconero Masitto si scatenano Valerio Mazzuccato, ma soprattutto il bomber Girolamo Mino Bizzarri, molto affezionato a Campione, che ne segna addirittura 4 in un sol colpo. Ma non ci può essere gioia per questo successo personale e di squadra. Anche se ho fatto 4 gol, non ho assolutamente la forza di sorridere. Voglio solo dedicare queste reti al mio amico Beppe Campione. Negli anni a seguire, per parecchio tempo, SPAL, Lodigiani e Bologna, società nelle quali il giovane calciatore ha militato, daranno vita al memorial Giuseppe Campione. Si chiude qui questo racconto amaro. Quello di un potenziale fuoriclasse dal destino tragico che però, nella memoria di molti, ha comunque guadagnato l'immortalità, della quale comunque il ragazzo, la famiglia e gli amici ne avrebbero fatto volentieri a meno. Purtroppo la storia dice che è andata così e che per lui tutto si è fermato in quella maledetta curva in una notte di settembre del 1994. Ancora oggi, con commozione, quelli della mia generazione spesso si ricordano di questo giovane ragazzo, preso brutalmente a schiaffi dalla vita in una maniera cruda ed inspiegabile. E chi lo ha conosciuto afferma con fierezza, anche a distanza di tanto tempo, che Giuseppe era veramente un campione, dentro e fuori dal campo.